dovrebbe rappresentare il futuro della società. Noi sappiamo, dico per chi ovviamente non è avvezzo ai lavori, che c'è un sistema parallelo specializzato, un tribunale dei minori, una procura della Repubblica per i minori, e un sistema che in Europa è molto apprezzato per le regole. Una delle massime rappresentanti è la dottoressa Caterina Ghinnici, che tutti conosciamo, abbiamo avuto ai nostri tavoli, abbiamo avuto, diciamo, qui da noi in diversi convegni e corsi, eppure attualmente, se non sbaglio, è ospite della nostra terra. Quella autorità si muove su regole di maggiore comprensione rispetto agli adulti ed ha addirittura delle regole che poi sono passate agli adulti, come il 131 bis e come la messa alla prova. Lei ovviamente nella sua posizione sa molto bene che sono dei deterrenti che aiutano in moltissimi casi, sono proprio quel percorso cui lei faceva riferimento. L'articolo 9 della legge sui minori dice che l'autorità ordinaria, allorquando incontra in una propria azione un minore, deve dare comunicazione al tribunale dei minori. Ma solo questo, io vorrei dire a lei, se non ritenesse o quale possa essere la sua ricetta, di un'eventuale collaborazione più stretta, intesa più stretta, tra le diverse magistrature che sono specializzate l'uno per un verso, l'altra per l'altro verso. Molto spesso la mafia, che appartiene agli adulti, ha visto coinvolti minori che hanno commesso dei delitti efferrati anche fino al giorno precedente del compimento della maggiore età. Quindi se una collaborazione tra le diverse magistrature specializzate per versi diversi sia, come dire, utile a quel progetto che lei prospettava per fronteggiare la criminalità organizzata. Non è utile, è fondamentale, cioè è impossibile poter pensare che la conoscenza, la cultura, l'esperienza del trattamento dei minorini sia distinta da quella degli adulti. Cioè è fondamentale che ci sia questa osmosi, ma è fondamentale soprattutto che mi ricordo di sempre le soluzioni di volontariato, no? Che ci sono certe soluzioni di volontariato famose, nazionali, che insistono molto su cose, ampliando, esagerando, non raccontando la realtà, su certi detenuti eccellenti, facendone dei martiri, raccontando bugie. In questo modo non fanno un servizio a chi bisogna, come lei si è presentato bene, sono l'avvocato degli ultimi, non fanno un servizio agli ultimi, fanno un servizio solo ai potenti. Ecco perché molte volte